Amici sportivi all'ascolto, immagini dal campo sportivo Posto di Prato La Sera, undicesima giornata del campionato nazionale Under 15 di Serie A e B. Sono di fronte i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Perugia. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dalla squadra che ospita l'Avellino in completa tenuta verde, che schiera Martire tra i pali numero 1, numero 2 Serpico, 3 Stabile, 4 Virgilio, 5 Petrone, 6 Lupoli, 7 Andreozzi, 8 Pietroluono, 9 Antonio Mozzillo, 10 Conte, 11 Potenza, 12 Romano, 13 Palomba, Leone 14, Benedetto Mozzillo 15, Arena 16, Riccardis 17, Marchese 18, Gambino 19, Sena 20, allenatore signor Pasquale Giuliano. Il Perugia schiera Cerbini tra i pali numero 1, numero 2 Sorbelli, 3 Calosci, 4 Tozzuolo, 5 Torcolacci, 6 Ricci, 7 Baldoni, 8 Fuso, 9 Corrado, 10 Bacchi, 11 Finetti. In panchina siedono Rosi, Pomerani, Di Biagio, Fichi, Vincerelli, Paoletti e Zuppel. Dirige il signor Pietro Ambrosino, appartenente alla sezione di Torre del Greco. Tutto pronto per l'inizio del match. Ricordiamo che i parziali durano 35 minuti. Nel corso di questo primo tempo l'Avellino attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, percorso inverso ovviamente per il Perugia, che batterà il calcio d'inizio. Sul punto di battuta il numero 8 Fuso. Si attende il fischio che dà il via alle ostilità. Tradizionale tenuta biancorossa per il Perugia. Il numero 5 Torcolacci ha scaraventato palla in avanti. Ecco Fuso in possesso palla, il contrasto con Potenza, rimessa laterale per i padroni di casa. Avanza l'Avellino, l'appoggio per il numero 7 Andreozzi, c'è una scorrettezza, rimessa laterale per la formazione Umbra, di testa ha colpito Serpico, non ci arriva sul pallone Andreozzi, calcio di punizione per l'Avellino. Lupoli, l'appoggio per Petrone, Stabile, Petrone, giro palla per la formazione di casa, Martire per l'Avellino, Petrone, Pietroluono, il lancio in avanti di Pietroluono, la chiusura di Sorbelli, ora Fuso, l'appoggio ravvicinato per Torcolacci. Manova il Perugia, il slalom di Fuso, appoggio sulla destra per Sorbelli, lancio in avanti, è intercettato Petrone, prova a ripartire l'Avellino. Ha perso palla Andreozzi, il controllo di Sorbelli, di testa Torcolacci, capitano Virgilio. Appoggio per Serpico, il quale mette la palla in fallo laterale. Inizialmente nella formazione titolare era stato schierato il numero 7 Gambino, dato forfè proprio nella fase di riscaldamento e si è accomodato in panchina. Petrone, Martire, ancora Petrone, appoggio per Pietroluono, si fa vedere, riceve Conte, ecco il numero 10 biancoverde, tunnel ai danni di Bacchi con qualche rischio in verità. Ora Lupoli, Serpico, ecco Serpico, manovra l'Avellino, c'è Potenza, appoggio ancora per Serpico che scorre sull'auto di destra, viene fermato però dall'intervento di Calosci, prova a ripartire il Perugia, c'è Petrone per l'Avellino, si ricomincia dunque dalle retrovie campane. Pietroluono,
stabile. L'anticipo di Sorbelli, a sua volta anticipato. Va giù il numero 3 stabile. Calcio di punizione per la formazione di casa. Siamo giunti al terzo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Perugia. È pronto la battuta del calcio di punizione stabile. L'appoggio per Conte. L'Avellino con Pietro Luono, fermato Pietro Luono al momento dell'ingresso in aria. Si distende la formazione biancorossa. È impreciso il lancio per il numero 9 Corrado. Messa laterale per l'Avellino. Da Petrone a Martire. Lupoli. Petrone. Stabile. Capitan Virgilio. Stabile. Petrone. Lupoli. Ora Serpico. Giro palla dell'Avellino. Perugia in posizione di attesa. Ora Pietro Luono. C'è il pressing tentato da Baldoni. Rincorre il pallone Andreozzi. Palla troppo lunga per il numero 7 che qualche minuto prima del match, come vi abbiamo accennato in precedenza, ha guadagnato una maglia da titolare al posto dell'indisposto, quasi un gioco di parole, Gambino, che dovrebbe essersi accomodato in panchina. Ora gioco nuovamente interrotto. Riparte il Perugia con Tozzuolo. Sorbelli, l'appoggio elegante di petto per Corrado, che non riesce a concludere verso lo specchio della porta. Riparte l'Avellino con Conte, lo slalom di Conte, lo sgambetto di Bacchi. Evidente la scorrettezza del giovanissimo calciatore perugino. Bacchi, classe 2002. Petrone, stabile. Dribbling su Corrado, saltato con agilità. Lancio impreciso però di stabile. Tozzuolo, qualche incertezza del numero 4, riesce comunque ad evitare il corner. Messa laterale in zona d'attacco per l'Avellino. Non è stato impeccabile Tozzuolo in fase difensiva. Messa laterale in zona d'attacco per gli Irpini. C'è una serie di rimpalli. Viene fuori il Perugia. Petroni alimenta l'azione biancoverde. Ora Lupoli. Serpico. Lancio in avanti, aveva provato la spizzata Antonio Mozzillo. Sono due Mozzillo tra le file biancoverdi, Antonio in campo, Benedetto, maglia numero 15 è in panchina. Per facilità, finché ce n'è uno solo in campo, chiameremo Mozzillo, il numero 9 dell'Avellino. Poi vedremo. Penetra in aria, Andreozzi va giù, si può continuare secondo il direttore di gara. Andreozzi torna in possesso palla, palla spedita in area di rigore, anticipato Mozzillo, potenza, intelligente l'appoggio sulla destra per Serpico, il cross al centro, prova a staccare Mozzillo, palla rincorsa da Conte, il cross a mezza altezza di Conte, ancora anticipato Mozzillo, Sorbelli allontana, c'è Finetti per il Perugia, lo scatto di Bacchi. Si ferma, temporeggia Bacchi, va giù il numero 10 perugino, l'altro biancoverde Conte, si infiamma il pubblico in tribuna, viene fermato Conte, momento del dribbling, recupera palla lo stesso Conte, ora Pietro Luono, entra in area Pietro Luono dal versante di sinistra, mantiene la palla buona e guadagna un corner, l'ultimo tocco è del numero 4 Umbro Tozzuolo, corner per l'Avellino, il primo in assoluto di questa partita. 7 minuti al nostro cronometro. Poco più di mezz'ora al termine della prima frazione. Ricordiamo che nel campionato Under 15 i tempi durano 35 minuti. Dalla bandierina il numero 10 biancoverde Conte. La battuta del corner, palla in piena aria. Alla fine c'è l'intervento del signor Ambrosino, editore del Greco, che ravvisa una scorrettezza in gioco d'attacco, calcio di punizione per
la formazione allenata da Giacomo Falaschi. Il rilancio di Cerbini non è eccelso, per la verità, prova ad approfittarne Andreozzi, non si lascia girare Calosci, rimessa laterale comunque per la formazione di casa. Con le mani Serpico, l'appoggio per Andreozzi, prova di ritorno per Serpico. Accoglie la sfera Petrone per l'Avellino, si riparte da Martire. Non ci sono state sinora nitide occasioni da rete. Fatto sta che il ritmo di gioco rimane buono. Altra rimessa con le mani in favore della formazione campana. Andreozzi non riesce il dialogo con Serpico. Torcolacci pasticcia poi di media, verticalizza benissimo per un compagno. Si distende la formazione biancorossa con Bacchi. Temporeggia Bacchi, attende rinforzi, vuole servire, ci riesce in qualche modo nel restituire palla a Sorbelli, ed il Perugia guadagna un calcio d'angolo, parità nel conto degli angoli, uno per parte ora. Con la battuta del corner dalla bandierina Finetti, la battuta del calcio d'angolo, l'intervento di testa da parte di Baldoni, ma c'è una deviazione, altro corner per la formazione ospite che ha un'altra opportunità dalla bandierina. Si erano ostacolati Corrado e Finetti, ma c'è stata una deviazione di un calciatore campano. Altro corner per il Perugia, la palla che salza a campanile, la presa di Martire, c'è comunque l'intervento dell'arbitro. Calcio di punizione per l'Avellino. C'è calcio di punizione non rimessa dal fondo. Si può riprendere. Petrone. Alza la testa Petrone e lancia in avanti a beneficio di Conte. Ottimo lo stop. Si guarda intorno Conte, invoca l'arrivo dei compagni, lancio in avanti di Petrone, anticipo di Sorbelli, ora Potenza, riesce a servire Andreozzi, controllo di petto, poi il cambio di gioco a beneficio di Serpico, palla nel cerchio di centrocampo, Corrado a cercare lo scatto di Finetti, l'uscita di Martire che anticipa tutti e appoggia comodamente a Lupoli. Serpico, l'anticipo su Andreozzi, ma c'è Torcolacci per il Perugia, Calosci, la manovra della formazione biancorossa, Baldoni, prova ad avanzare Baldoni, quasi tradito dal sintetico, ora Finetti, ci prova Finetti di sinistra, palla alta non di molto, applausi per il numero 11 perugino all'undicesimo minuto. Il numero 11 Finetti ci prova dalla media distanza, palla non lontano dalla trasversale. Prima azione degna di nota di questa partita. Riparte l'Avellino, Conte di testa. Alla fine di fatto è un retropassaggio di un avversario. Rimessa per l'Avellino. Stabile ad incaricarsi della battuta. Conte, stabile, avanza stabile, il slalom del numero 3, riesce a servire Pietrolungo con la punta del piede, poi il numero 8 s'allunga il pallone e la sfera termina sul fondo, ci sarà rimessa per il Perugia. Non è riuscito nello slancio Pietrolungo ad addomesticare la sfera. Ora Sorbelli per il Perugia, lo scambio con Baldoni, fermato Baldoni, c'è Conte, la sovrapposizione di Pietrolungo, la palla è uscita, messa con le mani per il Perugia.
Siamo giunti al 13esimo. È pronto Sorbelli con le mani. L'anticipo di Stabile. Rimessa ancora per il Perugia che guadagna qualche metro. Bacchi. Conte. Duello tra i numeri 10. Lo vince la Vellinese. Potenza. Serpico. Andreozzi. Serpico. Lo scambio con il compagno è ancora Serpico. Palla ancora per Andreozzi. Si riparte da Lupoli, non trova spazi l'Avellino in questa circostanza. Petrone. Lancio di Petrone a cambiare gioco. Conte mantiene il pallone in campo e se la va a riconquistare con caparbietà. Conte circunnaviga. Il lancio tentato in verticale da Capitan Virgilio. Ora c'è Finetti per il Perugia che porta palla. Lo insegue Virgilio. Alla fine Calosci, anzi trattavasi di Ricci, messa laterale per l'Avellini. Lupoli, Petrone, Pietroluono, lancio lungo di Pietroluono impreciso, la sfera per un attimo era preda dei perugini. Ora Mozzillo, ancora Mozzillo, duello spalla a spalla con Pozzuolo. Ora Conte, vediamo se ci prova a giro, sì, il destro però è basso ed innocuo, nessun problema per Cerbini. Conclusione telefonata del numero 10 biancoverde Conte, classe 2002. Tutti coloro che sono in distinta sono nati nell'anno 2002. Ricci, sbaglia il passaggio Ricci, rimediano i suoi compagni. Baldoni sbaglia pure lui. Pietroluono, Conte. Porta palla Conte, ci prova dalla distanza con il destro. Cerbini accompagna con lo sguardo la fuoriuscita del pallone. Altra rimessa dal fondo per la formazione biancorossa. Quindicesimo al nostro cronometro, sempre 0-0 qui a Prato La Serra. Con calma Cerbini richiama l'attenzione dei suoi. Col destro dell'estremo difensore umbro. Non riesce a colpire di testa Baldoni. Conte. Non controlla, rimessa laterale per il Perugia. Sorbelli, lancio in avanti, di testa intercettato Pietroluono, ma c'è Bacchi per il Perugia che sbaglia pure lui. Potenza, una serie di errori sì, da una parte e dall'altra, anche elementari. Serpico, Andreozzi, aveva provato a rilanciare in verticale Serpico, si è frapposto il perugino Calosci, rimessa laterale comunque per l'Avellino. Calosci ancora di testa pure Serpico, si lotta ancora, l'ultimo tocco è sempre di Calosci, rimessa ancora per i campani. Andreozzi, il palleggio di Andreozzi, ecco Virgilio, ci prova dalla distanza di collo pieno di sinistra, non trova la porta. Da Cerbini a Ricci, ancora Cerbini. Cambia gioco Cerbini, Tozzuolo, alza la testa Tozzuolo, il lancio del numero 4 biancorosso, martire, chiede ai suoi compagni di impossessarsi del pallone. Petrone, Lupoli, Serpico, Andreozzi, ora Bacchi, Finetti, Baldoni, ancora Finetti, rientra Finetti, manovra col destro, gli scambi dei perugini, si chiude a Riccio l'Avellino, ci prova dalla distanza Baldoni, Murato, Torcolacci, fermato Sorbelli, la serie di batti e ribatti, poi in posizione irregolare secondo il direttore di gara Finetti. Altra peculiarità degli under 15 è che il direttore di gara non si avvale dell'ausilio degli assistenti. Ci sono i cosiddetti guardalinee di parte. Rimessa con le mani per l'Avellino. C'è Lupoli,
Petrone, 18esimo. Lancio di Petrone, c'è Conte che la lunga di sinistro per Stabile, ancora Conte, rientra Stabile, palla in aria, lascia scorrere Ricci e il pallone che termina al di là della riga bianca. Sinora unica azione degna di nota, la conclusione dalla distanza del numero 11 del Perugia Finetti. Il rilancio di Cerbini. Conte, mobilissimo, non riesce il passaggio di ritorno a Pietro Luono. Ritorna in possesso palla l'Avellino. Fallo di Sorbelli ai danni di Pietro Luono, calcio di punizione per i locali. Stabile, Petrone, Conte, va giù Conte, perde palla, tutto regolare. Ora Corrado, intervento di Petrone a cercare di innescare Mozzillo, nulla da fare, netto vantaggio Cerbini. Ora Tozzuolo, colto in controtempo Sorbelli, rimessa laterale per l'Avellino. Si lotta Virgilio, Mozzillo, sgambettato Mozzillo, fallo di Torcolacci, calcio di punizione per l'Avellino, siamo all'altezza della tre quarti. Ha rischiato il giallo il centrale difensivo perugino, intervento da Tergo, sono due gli uomini nei pressi della sfera, trattasi di Stabile e Conte. Vediamo quale soluzione adotteranno gli uomini di Pasquale Iuliano. Tre gli elementi sistemati in barriera da Cerbini, ci prova Conte con il destro, la traversa di Conte, Lupoli in gol, annullato però, non sappiamo se la rete, il gol è stato convalidato, gol di Lupoli, 20esimo del primo tempo, l'Avellino passa in vantaggio con il numero 6 Lupoli. Avellino in vantaggio, il calcio di punizione di Conte, la palla che è schizzata sulla traversa, è ritornata in campo, si è avventato sul pallone Lupoli che da pochi passi ha fatto centro, a lungo l'Avellino passa in vantaggio. Abbiamo avuto un attimo di titubanza, volevamo capire se il direttore di gara avesse o meno convalidato la rete. Dunque Avellino in vantaggio, ha sbloccato lo 0-0 Lupoli, abile a raccogliere il pallone restituito al campo dalla traversa colta da Conte su calcio di punizione. Ora Serpico. Ora Serpico che si avventura una serie di dribbling, va giù. Altro calcio di punizione per la formazione di casa che da qualche minuto è passata in vantaggio. Il velenoso piazzato di Conte attraversa Franco Bollate, poi l'intervento risolutore, la stoccata vincente di Lupoli per il vantaggio dell'Avellino. Ora, altro piazzato per la formazione di casa, stavolta a battere sarà il numero 7 Andreozzi. Ecco il fischio del direttore di gara, parte Andreozzi, palla in piena aria, prova a svettare Lupoli. Resta al tappeto il numero 9 Mozzillo, c'è stato un contatto tra teste, tra lui e il numero 4 Tozzuolo. Ad avere maggiormente la peggio è stato l'attaccante biancoverde, anche se pure
Tozzuolo appare dolorante. In queste circostanze il direttore di gara ha l'obbligo di interrompere il gioco quando nel contrasto è interessato il capo. Pare intontito l'attaccante bianco-verde. Nessun problema invece per Tozzuolo, chiaro che il direttore di gara computerà l'identità del recupero, questa interruzione. Esce da rettangolo di gioco con la borsa del ghiaccio in testa Tozzuolo. Avellino momentaneamente in 10 uomini. L'impressione è che il numero 9 Campano possa farcela di entrare in campo. Altra rimessa laterale per la formazione di casa che sta conducendo per una rete a zero. Decide il gol di Lupoli al 20esimo. C'è una serie di contrasti. Il direttore di gara lascia correre tra le proteste di Bacchi. Ecco il Perugia che ora deve recuperare nel punteggio. Pasticcia Finetti. Lo scatto di Mozzillo che è rientrato in campo dunque. Ristabilita la parità numerica su rettangolo di gioco. Rimessa con le mani, battuta da Stabile, ancora Mozzillo che lotta, Conte ci ha messo lo zampino sul gol dell'1-0, palla in aria, uscita di Cerbini che anticipa il numero 7 Andreozzi. Favorito anche dalla statura Cerbini rispetto al piccolo 7 dell'Avellino. Ora Sorbelli, ecco Bacchi, un altro brevilineo. Ora Potenza, lo scatto di Andreozzi, prima di lui Calosci, si ferma Calosci, all'indietro per Ricci, altro passaggio per Cerbini, ora Tozzuolo. Lotta Corrado, difende palla, non passa Corrado per l'intervento di Stabile. Rimessa laterale per il Perugia. Sorbelli, Tozzuolo, rincorre la sfera Ricci, avanza con il sinistro il numero 6 perugino. Calosci, dribbling su Andreozzi. C'è fallo su Calosci tra il disappunto della panchina biancoverde. Calcio di punizione per il Perugia. 26esimo, 1-0 Avellino. Ora il Perugia si riaffaccia in avanti a caccia del gol dell'1-1. La battuta di Calosci, l'uscita di Martire che pasticcia. Se l'è cavata la retroguardia bianco-verde. Seguiamo gli sviluppi di questo contropiede con Conte, rimontato da Sorbelli. Topica di Martire in uscita. Un'indecisione che stava per essere pagata a caro prezzo. Buon per lui che gli avanti perugini non hanno avuto la lucidità per battere a rete. La difesa bianco-verde è riuscita a cavarsela. Perugia pericoloso anche grazie all'incertezza di Martire nell'abbrancare il pallone. L'avanzata di Sorbelli, palla allontanata, Torcolacci colpisce di testa. Bacchi fa giù il numero 10, calcio di punizione per il Perugia. C'è qualche protesta da parte di Pietro Lono all'indirizzo del direttore di gara. Altra opportunità per la formazione ospite. Batterà Finetti, che è anche il capitano
dei biancorossi, dei grifoni. Due gli uomini in barriera sistemati da Martire, occhio al taglio. La battuta di Finetti, palla in piena area. In ripiegamento difensivo Antonio Mozzillo. Poi allontana Pietro Luono. Messa laterale per il team biancorosso che prova a schiacciare l'Avellino. Ora Mozzillo, giù Mozzillo. Pietro Luono, resta giù Conte, porta palla Pietro Luono, è praticamente circondato, fa tutto da solo, non riesce a servire Andreozzi, si è rialzato intanto Conte. Si allunga il pallone Serpico, servito Finetti da Calosci, ancora Perugia, Bacchi, Finetti. Non riesce a trovare il tempo per calciare. Ci prova Fuso. Palla respinta. Ma palla a potenza. L'appoggio per Andreozzi. Andreozzi lotta. Virgilio. Manovra il capitano biancoverde. Petrone. Stabile. Conte. Ancora Conte che rientra. Il dribbling numero 10. Chiede troppo a se stesso. Può ripartire il Perugia, Fuso anticipato dal tocco di sinistro di Potenza che spedisce il pallone in fallo laterale. Con le mani Calosci deve sveltire i tempi la formazione umbra, chiamata a recuperare il gol di svantaggio. Ancora Perugia, Finetti dal fondo, l'anticipo di Petrone sull'avversario appostato. Insiste il Perugia. Petrone ha anticipato Corrado. Rimessa per i grifoni. Bacchi. Fuso. Calosci. Sbaglia il passaggio. Torcolacci. Il Perugia, il quale ha impedito la ripartenza biancoverde, ma nello stesso tempo Torcolacci erra il lancio all'indirizzo del compagno, è calibrato male il pallone. Sorbelli, Petrone. Torcolacci, lotta Mozzillo, il rimpallo favorisce Calosci che riesce a dribblare anche Andreozzi, ancora Calosci fermato, Potenza lotta, rimasto giù un calciatore perugino, trattasi di Fuso, anche gli spettatori richiamano l'attenzione del direttore di gara. Seduto Fuso nel cerchio di centrocampo, si rialza il centrocampista di Falaschi. Petrone, Lupoli, niente di grave per Fuso. Petrone, Potenza, aggira Fuso, ancora Potenza che porta palla. Mozzillo, palla irraggiungibile per Serpico, fallisce il tentativo di triangolazione. Ci sono comunque gli applausi di mister Giuliano all'indirizzo dei suoi calciatori. 32esimo, 3 minuti e poco più all'intervallo. Primo tempo che vede l'Avellino in vantaggio per una rete a zero. Rete di Lupoli al 20esimo. Non riparte il Perugia. Umbri imprecisi, ci riprova l'Avellino, Lupoli, Petrone, stabile, svetta Baldoni, anticipo di Stabile sull'avversario, Bacchi, sbaglia Bacchi,
Torna in possesso palla il numero 10 Perugino. Intervento di Stabile, Conte lotta con Torcolacci. Ora Pietro Luono. Pallone non filtra. Conte. Stabile. Lo scavetto. Si lotta. Su ogni pallone. C'è fallo di Mozzillo, calcio di punizione per il Perugia. La battuta di Tozzuolo. Ecco Ricci. Guadagna metri il numero 6 di Falaschi. Mozzillo lotta. Viene anticipato. Corrado lotta con Stabile. La grinta del numero 3 biancoverde. Baluardo insormontabile sinora. Con le mani è pronto Sorbelli. Attende che si avvicinano i compagni. Non riesce il controllo a Finetti. Alla fine il direttore di gara interrompe il gioco per comandare un calcio di punizione in favore dei padroni di casa, che si apprestano a rientrare negli spogliatoi in vantaggio di un gol. Potenza. Appoggio sulla destra per Serpio, che il quale ha un po' di campo. Gli si avvicina Andreozzi, riceve palla il numero 7 biancoverde. Il cross di Andreozzi, palla preda dei Perugini, ha allontanato per un attimo Sorbelli. Avellino con Potenza, anticipato Mozzillo, Virgilio, Conte. Vediamo se si accende Conte, ci riprova ancora Conte. Destro, debole. Palla al lato. Un minuto di recupero. Quindi si giocherà sino al 36esimo. Cerbini. Tozzuolo. Avanza Tozzuolo. Sorbelli non riesce a mantenere il pallone in campo. Rimessa per l'Avellino, che guadagna secondi preziosi. Importante giungere all'intervallo in vantaggio. Anticipato Andreozzi, c'è Potenza per Irpini. Appoggio sulla destra per Virgilio. Prova ad accelerare Virgilio. Riesce a servire il pallone in aria. Pietro Luono di destro. Palla al lato. Resta comunque buona l'idea di Pietro Luono. Il duplice fischio del signor Pietro Ambrosino a decretare la sospensione delle ostilità. Termina qui il primo tempo. Avellino 1, Perugia 0. Decide la rete di Lupoli al 20esimo. Risentirci per il commento dei secondi 35 minuti. Amici sportivi, ancora immagini dal campo sportivo Posto di Pratola Serra. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Perugia, match valido per l'11esima giornata d'andata del campionato nazionale Under 15 Serie A e Serie B. Il primo tempo si è chiuso con l'Avellino in vantaggio per una rete a zero grazie al gol messo a segno da Lupoli al 20esimo del primo tempo. Abbiamo intravisto due sostituzioni nel corso dell'intervallo tra le fila del Perugia. Possiamo dirvi che tra i biancorossi è entrato in campo il numero 15 Fichi. Ora accerteremo chi è l'altro calciatore subentrato. Non ci dovrebbero essere stati avvicendamenti tra le fila campane invece. L'altro calciatore è entrato per il Perugia, il numero 18 Zuppa. E allora rileggiamo le distinte, partiamo dall'Avellino che schiera Martire tra pali, numero 1 Serpico, 2 3 Stabile, 4 Virgilio, 5 Petrone, 6 Lupoli, 7 Andreozzi, 8 Pietro Luono, 9 Antonio Mozzillo, numero 10 Conte, numero 11 Potenza. Seguiamo gli sviluppi di questa azione dell'Avellino. Appoggio di Virgilio per Conte,
50 secondi dalla ripresa delle ostilità, ci prova dalla distanza il capitano biancoverde, palla abbondantemente al lato. In panchina siedono Romano, il portiere di riserva, Palomba 13, Leone 14, Benedetto Mozzillo 15, Arena 16, 17 Riccardis, 18 Marchese, 19 Gambino, 20 Sena. Allenatore signor Pasquale Iuliano. Il Perugia aveva in distinta Cerbini, numero 1, Sorbelli 2, Calosci 3, Tozzuolo 4, 5 Torcolacci, 6 Ricci, 7 Baldoni, 8 Fuso, 9 Corrado, 10 Bacchi, 11 Finetti. In panchina Rossi, Pomerani, Di Biagio, Fichi, Vinciarelli, Paoletti e Zuppel. Allenatore signor Giacomo Falaschi. Dirige il match il signor Pietro Ambrosino, appartenente alla sezione di Torre del Greco. Perugia con Ricci, Potenza per l'Avellino, Virgilio, Mozzillo, non riesce il passaggio filtrante per Pietro Luna, una buona opportunità, peccato. Conte, ha capito tutto Sorbelli. Dunque, Fichi e Zuppelli in campo per il Perugia. Vedremo al posto di chi. Serpico, lancio in avanti per Mozzillo, la rovesciata di Tozzuolo. Lupoli, l'autore del gol che sta regalando il vantaggio all'Avellino, chiude in fallo laterale, rimessa per il Perugia. Dovrebbe essere uscito Bacchi per la formazione perugina, non lo intravediamo. Eccola, Bacchi e Fuso fuori per il Perugia. Messa dal fondo per l'Avellino. L'appoggio di Martire per Stabile, che ha disputato un ottimo primo tempo. Virgilio, Stabile, Petrone, lancio di Petrone, Ricci, controllo, c'è Serpico per l'Avellino, Lupoli, Scaltro a raccogliere il pallone respinto dalla traversa. Sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Conte. Un'azione che ha sbloccato lo 0-0. Eccolo Conte, ci riprova dalla distanza. Conclusione Casoteca, si distende Cerbini e blocca. Sorbelli. Lo scatto di Zuppel. Ancora Sorbelli. Finetti, avanza il capitano perugino. Il sinistro tentato dal numero 18, Zuppel è entrato, palla non distante dalla trasversale, pericoloso il Perugia al minuto numero 4 e di fatto è la prima reazione, la prima risposta del Perugia alla rete di Lupoli. Nel primo tempo, se si eccettua un'incertezza di Martire in uscita, dopo la rete biancoverde il Perugia ha fatto poco per pervenire al pareggio. Ora Virgilio, il dribbling del capitano viene fermato. Ora c'è Finetti, lotta Finetti con l'altro numero 11 Potenza, l'appoggio per il neutrato Fichi. Baldoni, avanza Sorbelli, ecco Finetti il destro. Libera Stabile, la sfera che s'alza al campanile e termina in fallo laterale. Con le mani è pronto Sorbelli. Il controllo di Virgilio non è impeccabile. Andreozzi.
Androzzi schierato titolare. Pochi istanti prima del match al posto dell'indisposto Gambino, che ha accusato un lieve risentimento nella fase di riscaldamento, e Pasquale Iuliano ha optato per l'utilizzo di Andreozzi. Ecco Stabile, Potenza, il palleggio di Potenza, prende la mica Potenza, scivola nel calciare, Cervini fa suo il pallone. Nei pressi della lunetta l'estremo difensore dei Grifoni svirgola numero 5 Petrone. Serpico lancia in faro laterale, rimessa per il Perugia che si riaffaccia nella metà campo avversaria. Calosci con le mani, insiste la formazione ospite. Ha commesso fallo il numero 15 Fichi. Calcio di punizione per la squadra padrona di casa. È pronto alla battuta del calcio piazzato Lupoli. Il rilancio di destro. Finetti, Fichi. Cambia gioco. C'è Stabile a fare la guardia lì sull'auto di sinistra, lascia scorrere il pallone in faro laterale. Virgilio, Conte, fermato da Torcolacci. Calcio di punizione per il Perugia, fallo di Conte. Fichi, Andreozzi approfitta dell'errore di Fichi, poi però si allunga il pallone, poteva far meglio Andreozzi. Potenza, Fichi da terra guadagna il possesso della sfera, poi sbaglia e spedisce il pallone in faro laterale sbucciandolo. È pronto Serpico con le mani, qualche disaccordo sul punto di battuta della rimessa laterale. Intervento di Baldoni che d'esterno spedisce ancora il pallone in out. Stabile, ecco Mozzillo, lo scatto di Mozzillo e il cross dell'attaccante biancoverde, la rete da Cineteca di Conte. Che gol, la rete di pregevole fattura all'ottavo del secondo tempo, la girata di destro di Conte che porta l'Avellino sul 2-0, si è coordinato ottimamente il fantasista biancoverde. Palla in fondo al sacco, davvero un gran bel gol questo. 2-0 per l'Avellino all'ottavo del secondo tempo. Prodezza di Conte che ha raccolto un cross dalla destra di Antonio Mozzillo. Raddoppia dunque l'Avellino, strada ancora più in discesa per la squadra di Pasquale Iuliano. Due a zero dunque per l'Avellino, una marcatura che testimonia ancora di più il talento di Conte. Con personalità si è coordinato. Il pallone non ha nemmeno toccato terra. Di destro. Si è coordinato. E ha spedito il pallone in fondo al sacco. Calcio di punizione di Fichi. L'uscita di Martire. La mezza rovesciata di Conte, il rilancio di Martire, palla altissima, Andreozzi per aver accusato il colpo, la formazione allenata da Giacomo Falaschi. Virgilio, Serpico, Andreozzi di testa, pallone filtra, ecco Mozzillo, ultimo tocco è di Ricci.
che chiedeva la concessione della rimessa laterale. Ora Finetti non deve abbassare la guardia, la formazione è biancoverde. Il match è ancora lungo. Lo scatto di Finetti sull'auto di sinistra. E si fa sotto Serpico, superato Serpico, Finetti porta palla. Sfera respinta da Stabile, che sta disputando una grande partita. Intervento falloso di Calosci da Tergo. Calcio di punizione per l'Avellino. Undicesimo della ripresa, 2-0 per l'Avellino. Ha raddoppiato Conte con una splendida semirovesciata di destro. Torcolacci elude l'intervento di Andreozzi. Finetti, la respinta di Pietro Luono. Ora Tuozzolo. Conte viene fermato stavolta, ma subisce fallo il centrocampista irpino. Calcio di punizione per l'Avellino, che può respirare, che può guadagnare altri secondi. Ecco Stabile, intervento di Torcolacci. Fichi, Finetti, Fichi, fermato Fichi. Potenza si intromette nel dialogo tra gli avversari, ancora Potenza, ne esce una traiettoria strana, alla fine Cerbini fa suo il pallone. Appoggio per Sorbelli, intercetta Pietro Luono, opportunità per l'Avellino, ci prova dalla distanza Pietro Luono, conclusione smorzata. Ora Fichi per il Perugia. Finetti, ecco il capitano dei Grifoni, appoggio per Sorbelli, inseguito da Pietro Luono. Baldoni, ancora Baldoni alla lunetta, il volo plastico di Martire sulla conclusione di Baldoni. Calcio d'angolo per il Perugia ed è una ripresa che sta concedendo qualche emozione in più rispetto al primo tempo. Gol a parte di Lupoli, la prima frazione non è che ci abbia regalato tantissimo in fatto di emozioni. Angolo per la formazione ospite, vicina ad accorciare lo svantaggio con Baldoni. Ottimo l'intervento di Martire, che in presa plastica ha deviato in corner. Con la battuta del calcio d'angolo non riesce a colpire di testa il numero 5 Torcolacci, si distende l'Avellino. Torcolacci, intervento di Stabile, è pronto Sorbelli. Fallo di Stabile proprio ai limiti, proprio nei pressi dell'area di rigore su Corrado. Siamo appena fuori dall'area, è andata bene a Stabile. Si rialza Corrado, ora Perugia che può usufruire di questa buona opportunità, una sorta di calcio d'angolo ravvicinato. Si è rialzato Corrado, che è sfuggito al controllo di Stabile. Non ha estratto il giallo il direttore di gara, che ricordiamo il signor Pietro Ambrosino, titolare del Greco. A nostro avviso ammonizione c'era tutta. La battuta del calcio di punizione e il Perugia che accorcia le distanze con Fichi al 15esimo. 2-1 per l'Avellino ora al 15esimo del secondo tempo. Ci pare Fichi che di testa ha girato, indirizzando il pallone nell'angolino basso alla destra della porta difesa da Martire. Perugia torna in partita, ha accorciato le distanze. Fichi ora 2-1 per i campani. Andreozzi,
ed è un finale di partita che promette scintille. Virgilio. Va giù il capitano dell'Avellino, calcio di punizione. Sedicesimo del secondo tempo. Il programma dell'undicesima giornata: Avellino Perugia, Palermo Salernitana, Pescara Bari, Frosinone Latina, Napoli Crotone, Roma Ascoli e Ternana Benevento. Quindi doppio incrocio quest'oggi umbro campano con Avellino Perugia e Ternana Benevento. Torcolaggi, appoggio per Sorbelli. A testa bassa la formazione umbra caccia il gol del pareggio. Una rete che concretizzerebbe la rimonta. Deve stare attento l'Avellino a sciupare il patrimonio di reti conseguito. Ora c'è un cambio nell'Avellino. Esce uno stremato Andreozzi. Al suo posto è il numero 15 Benedetto Mozzillo. Sono due Mozzillo in campo. Antonio e Benedetto. Avvicendamenti anche tra le fila perugine. Esce di scena, ci pare, il numero 7 Baldoni. Al suo posto il numero 16 Vinciarelli. Poi fuori anche Sorbelli per il numero 14 Di Biagio. Allontana Pietro Luono. Rimessa in zona d'attacco per il Perugia. Ancora Pietro Luono ad intervenire. Si lotta. Interruzione da parte dell'arbitro del gioco. Calcio di punizione per la formazione campana. Petrone a guadagnare secondi. La battuta del numero 5 campano. Antonio Mozzillo. È intervenuto di testa Vinciarelli. Zuppel. Calcio di punizione per il Perugia, che ha ritrovato una certa dose di entusiasmo dopo il gol dell'1-2 siglato da Fichi. Ora Conte. Accelera Conte. Il rimpallo lo favorisce. Alla fine finisce col perdere il pallone. Rimane giù Conte. L'impressione è che sia stato lo stesso compagno ad abbatterlo, Benedetto Mozzillo. Ecco perché il direttore di gara ha lasciato correre. Ora redarguito Fichi da Ambrosino. Se non andiamo errati, è stato proprio Benedetto Mozzillo a travolgere il compagno. Resta a terra ancora Conte. Si è rialzato il numero 10 dell'Avellino. Rimessa laterale per il Perugia. È uscito dal rettangolo di gioco Conte. Scatto di Corrado, palla in aria, la respinta di testa di Petrone, la conclusione sbilenca del numero 14 Di Biagio e palla sul fondo. È pronto al rilancio Martire. Svetta Fichi. Spazza via Petrone.
Il quadro psicologico del match è cambiato, con l'Avellino appare in difficoltà dopo la rete del Perugia, che a sua volta ha ritrovato un certo entusiasmo, una certa energia. Scatto di Corrado, rimessa laterale per la formazione di casa. Pronto Serpico, Potenza, approssimativo nel controllo, va giù il capitano perugino Finetti. Calcio di punizione per i biancorossi, occhio ora, lo stesso Finetti a battere il calcio di punizione, due gli uomini in barriera sistemati da Martire, trattasi di Stabile Potenza. È pronto Ambrosino a fischiare, la battuta di Finetti, palla in aria, retropassaggio di testa all'indietro di Pietro Luono, rischiosissimo il colpo di testa del biancoverde. Martire è riuscito con qualche difficoltà a deviare in corner. Ecco la battuta del calcio d'angolo, la palla che attraversa tutta l'area di rigore. C'è il numero 16 Vinciarelli, allontana Potenza, ora Conte che spazza via ad occhi chiusi. Cerbini, incorre il pallone Tozzuolo, pasticcia con il pallone, anche se non è stato preciso il passaggio di Cerbini. Rimessa laterale per l'Avellino. 22esimo, ora Conte. Conte che a volte pecca di eccessivo egoismo. Tozzuolo, Virgilio, Stabile il rimpallo, ultimo tocco di un perugino, rimessa con le mani per i campani. Lancio per Antonio Mozzillo, rovesciata di Antonio Mozzillo, anticipato Conte nei pressi della riga di fondo. Rete dell'Avellino con Potenza che sfrutta una topica della retroguardia perugina. 3-1 Avellino al 23esimo, Potenza fa tris, ristabilito il vantaggio di due reti. Ha pasticciato il numero 5 Torcolacci, la freddezza, l'opportunismo di Potenza che non si è lasciato pregare, e al minuto numero 23 ha siglato la terza rete dell'Avellino, ed è un gol che tarpa nuovamente le ali al Perugia, che dopo la rete dell'1-2 aveva preso campo. L'Avellino appariva in difficoltà. Sostituzione, anzi sostituzioni per l'Avellino, fuori Pietro Luono e Antonio Mozzillo, dentro il numero 18 Marchese. Vedremo subito chi è l'altro calciatore subentrato, uno è Marchese, numero 18. 24esimo al nostro cronometro. Avellino sta conducendo per 3-1 sul Perugia. Ha triplicato Potenza per i campani. In campo Palomba, casacca numero 13. Zuppel allontana Lupoli, autore del gol che ha sbloccato lo 0-0 al 20esimo del primo tempo. Il resto delle reti tutte nel corso di questa ripresa. Finetti, calcio di punizione per il Perugia, batte immediatamente la formazione del Grifone, avanza Torcolacci, ha intercettato l'Avellino, Virgilio ora, palleggio del capitano,
che guadagna un calcio di punizione con mestiere, gesto di stizza di Virgilio all'indirizzo del numero 16 avversario Vincerelli, stabile Petrone, ancora l'Avellino, Conte, l'ottima sovrapposizione di stabile, lo attende al varco Tozzuolo, il tocco ultimo è di Tozzuolo, corner per l'Avellino. Con tutta calma Conte va a battere il calcio d'angolo. Ha tutto l'interesse a lasciare trascorrere il tempo la formazione locale. La battuta di Conte! Il tocco di Palomba in corsa. Non aveva incocciato la sfera Petrone nell'elevazione. Avellino comunque che ha costruito un doppio pericolo in area avversaria. Virgilio. Avellino è chiamato a riscattare la sconfitta nel derby di Salerno. Ci prova Conte, il rimbalzo e poi in spaccata Palomba da buona posizione. Non trova il bersaglio. Avellino ancora pericoloso. Le squadre si stanno allungando e ne beneficia ovviamente lo spettacolo. Ora Cerbini, Ricci, Zuppel, ancora stabile, Tozzuolo, Vincerelli, viene su di lui, indovinate chi? Stabile. Altro cambio per il Perugia. Fuori il numero 6 Ricci, al suo posto il numero 13 Pomerani. La classifica vede la Roma in testa con 28 punti, Frosinone 20, Salernitana 19, Napoli 18, Benevento 17, Palermo 16, Pescara 14, Avellino e Bari 13, Crotone 10, Ternana 9, Perugia 6, Ascoli e Latina 5 punti. Il prossimo turno seguiamo il Perugia. Di Biagio, Conte gli ruba palla e avanza di gran carriera, ancora Conte, era libero sulla destra Potenza, atterrato però Conte, prima ammonizione di questa partita, il primo a terminare nell'elenco dei cattivi è il numero 15 Fichi, ammonito dunque Fichi, primo giallo di un match correttissimo. Calcio di punizione per l'Avellino che ora sta gestendo al meglio il doppio vantaggio. Dopo aver vissuto qualche minuto di sofferenza. Seguita. Alla rete del Perugia, l'uscita di Martire e fa suo il pallone. Dunque dicevamo prossimo turno che vede Ascoli Pescara, nuovo impegno casalingo dell'Avellino con il Benevento, dunque derby campano qui a Prato la Serra, poi Bari Frosinone, Crotone Ternana, Latina Napoli, Perugia Palermo e Salernitana Roma. Pomerani, palla in aria di testa, Petroni all'indietro, non riesce ad evitare il corner Martire nonostante si fosse proteso alla sua sinistra, tiro dalla bandierina per la squadra ospite, siamo al 30° della ripresa, 5 minuti e poco più alla fine di questa partita, il Perugia prova nuovamente a riaprire
la gara. La battuta del calcio d'angolo, palla sotto misura, la presa di Martire sul colpo di testa avvicinato di Tozzuolo. Umbri vicini alla seconda marcatura. Calosci all'indietro per Cebrini. Con la Cerbini il pressing di Palomba. Virgilio per l'Avellino. Ci prova dalla lunga distanza il capitano biancoverde. Palla alta. La sfera che si è alzata progressivamente. Altra sostituzione, continua il valzer. Va fuori Conte. Al suo posto Arena, applausi meritatissimi per Conte. Fuori anche Potenza. Escono di scena due autori dei tre gol dell'Avellino. Avanza il Perugia. Riccardis in campo per l'Avellino, così come Arena. Lupoli spedisce il pallone in fallo laterale. Paoletti, Pomerani. Non riesce nell'aggancio Lupoli. Ma tant'è, palla in fallo laterale, rimessa con le mani per l'Avellino. Benedetto Mozzillo. Rimessa ancora per l'Avellino. C'è calcio di punizione. Si allontana Serpico dal punto di battuta. Virgilio, Pomerani, Di Biagio, alza stabile, Palomba, è rimasto giù stabile, si continua a giocare. Intercetta Benedetto Mozzillo per l'Avellino, altro intervento energico di Fichi che deve stare attento, è già stato ammonito. Ancora giù stabile, il direttore di gara non interrompe il gioco, si è rialzato stabile. 33esimo, 120 secondi al 35esimo, poi ci sarà eventuale recupero. Finetti. Intervento in tackle su Fichi. Ecco Palomba, avanza Palomba, incoraggiato dal pubblico, ci prova Palomba di destro. Cerbini blocca. Pomerani, si allunga palla Pomerani. Cerbini va a raccogliere il pallone. Non c'è tantissimo tempo per il Perugia. Torcolacci. Fichi. Lascia scorrere stabile. Avellino che si appresta a raggiungere in classifica quota 16. Poi testa al derby col Benevento. Il Perugia invece che a casa sua riceverà i siciliani del Palermo. L'anticipo di Torcolacci, palla direttamente in fallo laterale. Siamo agli sgoccioli di questa partita. Avellino under 15 torna alla vittoria. Match che non ha più nulla da dire.
pratica praticamente archiviata. Fallo ai danni di Arena, calcio di punizione per i campani. Rimane comunque a terra dolorante Di Biagio, viene richiamata l'attenzione del massaggiatore umbro, gioco interrotto, il tempo regolamentare al nostro cronometro è scaduto da un minuto, siamo nella fase di recupero, Avellino è in vantaggio per 3-1. Si è rialzato, seppur zoppicante, Di Biagio. E lui però ad aver commesso il fallo, calcio di punizione per l'Avellino, con la battuta del piazzato, è uno schema, palla troppo lunga per Marchese. C'è comunque corner per l'Avellino. Aveva toccato il pallone Vinciarelli. Avellino che resta in zona d'attacco. Intervento di Vinciarelli che poi allontana. Arena. Palla allontanata. C'è fuorigioco di rientro. Calcio di punizione per il Perugia. Posizione irregolare. Si era ritrovato Palomba. Tozzuolo, Virgilio, è libero sulla sinistra il numero 18 Marchese che viene ignorato, ma c'è fallo su Virgilio, altro calcio di punizione per i campani, sarà lo stesso Virgilio a battere il calcio piazzato. Prenderà rincorsa Virgilio, il raso terra, sfera intercettata da Pomerani. Va giù il numero 18 Zuppel, stavolta il calcio di punizione è appannaggio degli ospiti. Tozzuolo, Pomerani, Paoletti. Benedetto Mozzillo, Virgilio, ancora Perugia, Calosci, Benedetto Mozzillo, il fallo commesso da Vinciarelli, 38esimo. Il direttore di gara ha concesso almeno 3 minuti di recupero. Un occhio al cronometro, eccolo il triplice fischio, gli applausi del campo sportivo di Prato La Sera, l'indirizzo dell'Avellino che batte in casa il Perugia per 3-1. Le reti, vantaggio bianco-verde nel primo tempo al 20esimo con Lupoli, nel secondo tempo il raddoppio di Conti all'8esimo, accorcia le distanze per il Perugia al 15esimo Fichi, 3-1 Avellino al 23esimo con Potenza. Dal campo sportivo posto di Prato La Sera è tutto, Mimmo Ascolese al commento, Alfonso Iannone alla telecamera, risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.